Terza edizione di Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole, si è svolta nell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela, diretto da Viviana Aldisio. L'iniziativa, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dalla Direzione Generale per lo Studente, è finalizzata a portare la lettura nelle scuole in forme inedite, diffondere il piacere della lettura tra i ragazzi e sottolinearne l'utilità per la crescita sociale e personale, grazie all'esperienza diretta con i testi e attraverso l'ascolto ed il confronto con insegnanti, compagni e autori. La motivazione per cui in realtà continuiamo a promuovere a scuola la lettura del testo e del libro e creare momenti di incontro con l'autore è proprio per dare quel valore aggiunto alla lettura, che nelle scuole chiaramente è una pratica fondamentale diciamo del fare didattica, ma sicuramente deve essere corredato di tutti quelli che sono i momenti di incontro fra il libro, i ragazzi, gli alunni, i lettori in erba, che cerchiamo di far maturare come lettori consapevoli, e sicuramente gli autori. Ospite della giornata è stata la scrittrice Lina Maria Ugolini, poetessa e cantafiabe. Questo libro tengo particolarmente, è un libro che tra poco andrà anche in ristampa, perché è legato anche a un progetto di adozione a distanza. Io ho rinunciato ai miei diritti d'autore proprio per essere coerente con il tema della scrittura. E qual è questo tema? Questo libro affronta il problema del lavoro minorile, infatti il protagonista Jamil è un bambino che lavora come schiavo nei campi di cotone in Egitto. E la scrittura in modo sia molto, molto vero, a volte anche crudo, ma nello stesso tempo anche fantastico, quindi perché abbiamo anche questo colore indaco che permette a questo bambino di superare i momenti dolorosi della propria vita rifugiandosi nel mondo delle fiabe, è un modo per proprio raccontare in maniera vera e lieve questa grande piaga che ancora oggi ovviamente è legata a molti bambini del pianeta, proprio che sono costretti a lavorare come degli adulti. Ha partecipato all'iniziativa Lina Orlando, esperta esterna. Non molti sono abituati a leggere e conoscere l'autore del libro che ci viene proposto magari ci aiuta a leggere il libro con una diversa chiave. Libriamoci è una bella esperienza perché ci permette di unire il piacere dello studio a quello della lettura, gli argomenti che trattiamo in classe con gli insegnanti a ciò che ci piace fare nel nostro tempo libero, e quindi studiare divertendoci, ampliare la nostra cultura ed immergerci insieme a tutto l'istituto nel mare della lettura.